Oggi incontriamo l'Associazione Andromeda, ADRO nell'Alto Garda, una realtà impegnata nella promozione della cultura sul territorio mediante progetti che coinvolgono soprattutto i giovani presenti nelle aree dell'Alto Garda e l'Edro. A sostenere Andromeda è un gruppo di donne radicate sul territorio che promuovono iniziative, rassegne di eventi e momenti di comunità dedicati all'arte, alla musica, allo spettacolo e anche alla storia. In occasione del centenario della Grande Guerra, l'Associazione Culturale, presieduta da Ginetta Santoni, ha curato un progetto con le scuole finalizzato alla realizzazione di uno spettacolo teatrale sul tema del primo conflitto mondiale, messo in scena direttamente dai ragazzi delle scuole elementari. Grazie al linguaggio del teatro, l'iniziativa si è dimostrata un ottimo strumento per insegnare alle nuove generazioni l'importanza di ricordare, senza retorica, i fatti della Grande Guerra. Insieme a Ginetta, conosciamo anche le altre ragazze dell'associazione per scoprire su quali progetti lavora Andromeda e qual è il loro impegno concreto a favore del territorio. Siamo a ADRO, nella sede dell'associazione Andromeda, con la presidente. E ci racconti quando siete nati e quali sono gli scopi che si pone il vostro gruppo associativo? Andromeda si è costituita nel 2011, ma già qualche anno prima creava degli eventi e si organizzava per arrivare appunto a fare delle proposte culturali per il comune di ADRO inizialmente e poi per la zona, diciamo, di tutto l'Alto Garda e l'Edro, insomma. È un'associazione che ha lo scopo appunto di integrare un po' gli eventi che vengono proposti anche dalle istituzioni, soprattutto nei comuni magari più piccoli, dove la parte istituzionale non arriva. Il nostro scopo è appunto quello di nate come associazione culturale con l'idea di valorizzare gli artisti del territorio e soprattutto di far conoscere attraverso gli artisti anche dei luoghi del territorio dell'Alto Garda poco conosciuti. Per questo noi spesso portiamo artisti, spettacoli, manifestazioni e le mescoliamo appunto con le realtà che troviamo qui. Quando siete nati e in quanti siete? Allora, l'associazione conta circa 170 associati, prevalentemente diciamo ragazze, però una buona parte anche di ragazzi giovani che seguono i progetti finalizzati appunto alla gioventù, al piano giovani. E quanto è importante, immagino molto, ma il rapporto con il territorio e quindi anche la promozione culturale attraverso la vostra associazione che fate sul territorio? Per noi è fondamentale perché ci permette appunto di creare questa rete di rapporti proprio con le persone. Cerchiamo appunto di gravitare su tutto il territorio perché le persone così si avvicinino maggiormente all'associazione e alle cose che l'associazione propone, insomma, oltre appunto una proposta culturale effettiva di mostre, di eventi così, cerchiamo anche di portare avanti tematiche sul benessere della persona, quindi organizziamo prevalentemente il periodo invernale conferenze su varie tematiche che a volte ci vengono proposte dagli stessi associati e puntiamo un pochino anche a valorizzare il discorso del linguaggio di genere, quindi di sensibilizzare un po' anche le persone che collaborano con noi ad utilizzare anche questo tipo di linguaggio per abituarci, perché a volte è un non abitudine utilizzare appunto un linguaggio appropriato. Nelle associazioni culturali molto spesso c'è il problema del ricambio generazionale. Mi sembra invece che il vostro gruppo sia costituito in maggior parte da persone giovani. Sì, direi che la presidente rientra fra una delle più anziane, diciamo. Sì, è un gruppo dove gravitano molti ragazzi, soprattutto perché cerchiamo di proporre cose adatte a loro. Voli nell'anima è una delle attività che porta avanti la vostra associazione, tra l'altro quella di quest'anno non è la prima edizione. Ci raccontate di cosa si tratta e come è nata l'iniziativa? Allora, l'iniziativa è nata e ha preso spunto soprattutto da un libro che è stato scritto, una raccolta in realtà, no? Di documenti che sono stati messi assieme con molta pazienza e cura dalla signora Gianna Santoni, che tra l'altro è la mia mamma, che si è dedicata a questa riflessione sull'anima.
dell'anima, su un elemento profondo di noi stessi, per andare a scavare un po' dentro, no? A guardarci dentro, trovarci del tempo per guardare dentro noi stessi. Lei l'ha fatto per la sua professione, l'ha voluto fare insieme ad altri 50 coautori ai quali ha chiesto una riflessione, un pensiero sulla propria anima. La cosa che invece ha chiesto a me è stata quella di aiutarla nel fare anche qualche altro tipo di approfondimento, cioè un'anima che esiste profondamente all'interno di noi stessi, ma che trova a volte anche un'espressione concreta. Io realizzo per hobby ceramiche e quindi ho cominciato a realizzare poi una serie di statue, di strutture che comporranno poi quella che sarà la mostra che inaugura tra il resto gli eventi di quest'anno, tutti questi voli nell'anima che l'associazione Andromeda ha voluto organizzare per il mese di marzo. E la mostra si intitola Terre perché richiama, no, all'elemento della terra, che è l'elemento concreto che è plasmato dalle mani nude, perché io lavoro solo a mani nude, la creta dà la possibilità di realizzare poi queste statue bianche che fanno riferimento ad alcuni pensieri, contesti, situazioni, emozioni e sentimenti. Enrico, tu nel tuo ruolo di regista, con la tua professionalità, hai accompagnato i ragazzi alla rappresentazione di questo spettacolo teatrale. Che esperienza è? Come si insegna una quinta elementare a rappresentare in teatro la Grande Guerra? Ma l'esperienza è un'esperienza straordinaria, molto divertente, perché poi i bambini qui in particolare hanno reagito in una maniera formidabile, molto motivata, molto interessata, con grandissimo entusiasmo. Come si costruisce? Ovviamente un progetto sulla Grande Guerra non è un progetto facile, perché soprattutto a questa età, perché sono bambini che hanno intorno ai 10 anni, non è facile per il tema, ovviamente, che così la guerra porta in sé. E quindi ci siamo inventati un contenitore un po' diverso, che è una specie di sogno, diciamo così, quindi è un sogno contenitore in cui la protagonista incontra i suoi antenati, i suoi avi, e i suoi avi le raccontano un po' delle esperienze avute durante la Prima Guerra Mondiale. E questo diviso un po' in due settori, uno più riguardante la guerra in sé, l'altro grande tema è quello invece poi delle deportazioni, diciamo così, dello sfollamento locale e delle deportazioni nell'Austria superiore, nelle zone, nei campi, nelle baracche di legno, cosiddetto, nei campi di concentramento, alla fine dei primi prototipi di campi di concentramento che erano appunto nella zona dell'Austria superiore in particolare, ma anche in Boemia, in Moravia, in queste zone qui, insomma. Lavorare con persone così giovani può essere, come dire, difficile, perché il tema è molto drammatico, certo. Ma forse sono anche proprio i ragazzi ai quali bisogna insegnare che certe cose non devono più accadere, perché sono le generazioni future. Infatti, poi la questione è proprio questa. Un tema così difficile e così particolare andava trattato in maniera un po', come dire, più delicata, rispettando anche la loro età, però allo stesso tempo non volevamo, come dire, trascurarlo, essendo una cosa così importante, essendo una cosa poi accaduta qui in questo luogo. E quindi niente, abbiamo cercato di passare questa cosa loro, di comunicargliela nella sua interezza, eppur cercando di mantenere invece poi la giocosità del fare teatro, il piacere del fare teatro, di stare insieme, di comunicare, il lavoro linguistico, tutto quello che fare il teatro porta con sé, insomma, ecco. Tu sei originario di Dro, per cui in qualche misura ti senti impegnato direttamente sul tuo territorio? Assolutamente sì, anche se adesso appunto abito Riva del Garda da qualche anno, però appunto siamo di qui. E i miei stessi nonni, difatti io ho preso anche spunto dalla storia familiare, dalla saga della mia famiglia, i miei stessi nonni erano mio nonno sul fronte, cioè inquadrato come Kaiserjäger, pur di lingua italiana, ovviamente qui, sul fronte in Alto Adige, praticamente richiamato quando l'Italia poi entrò in guerra nel 15, è stato chiamato a 17 anni, è andato in prima linea, aveva il compito di portare da mangiare ai commilitoni nelle prime linee. E mia nonna invece è sfollata a Braunau, nelle baracche di legno, anche lei insomma costretta a migrare forzosamente in quelle zone, essendo l'Italia entrata in guerra qui e questa è diventata una zona di combattimento.
combattimenti, insomma, ecco. Ti chiedo un'ultima cosa, il teatro per insegnare temi drammatici come questo, che cosa ha di più rispetto ad altre modalità, rispetto a un libro di testo, rispetto a qualcos'altro? Non so se ha qualcosa di più, è certamente uno strumento straordinario e eccezionale come il teatro è in sé, quindi il gioco pur nella finzione, nella rappresentazione permette di raccontare dei temi molto, molto seri, molto profondi, pur con la mediazione appunto del linguaggio artistico, cosa che è molto interessante e giusta secondo me, ecco. Io sono con i nostri genitori, nonni e zie, abbiamo cercato i costumi per personalizzare i nostri personaggi. Io sono andata da mia nonna e lei mi ha prestato un vestito lungo, verde scuro, con un grembiule verde, uno scialle nero e un fazzoletto per la testa marrone. All'inizio mi sembrava che era semplice, ma quando abbiamo fatto le prove ho capito che era molto difficile. Quindi all'idea di fare lo spettacolo mi sento agitato. Noi siamo un po', forse un bel po', agitati, contenti, entusiasti e felici per via dello spettacolo. Non ci era mai capitato di salire sul palco, di essere ripresi, di fare un'intervista e di andare in televisione. Siamo molto contenti di questa opportunità. Daria, prima abbiamo visto come la parte artistica, l'attenzione al mondo dell'arte sia una delle priorità della vostra associazione. Sì. E qui hai diversi cataloghi che si riferiscono all'opera di diversi artisti. Qual è il lavoro che fate in questo campo? Allora, l'associazione ha come attenzione principale quella di promuovere artisti che nascono in questo territorio, operano nel territorio, lo conoscono e all'interno di questo territorio hanno anche realizzato magari delle installazioni interessanti che possono rendere noti ed espliciti, fruibili da parte della popolazione anche locale che a volte non conosce quello che ha magari vicino a casa, no? Un esempio molto interessante è stato quello dell'iniziativa che l'Associazione Andromeda ha curato nell'estate scorsa, in cui ha promosso con un artista locale, Guido Mezzolli, che è della zona di Tenno, un'installazione molto interessante presso l'eremo di San Paolo, che è qua vicino, è un eremo di epoca romanica, ristrutturato, all'interno del quale è stata fatta questa installazione molto interessante. Sono state realizzate tra il resto anche alcune iniziative per portare, no, della gente a visitarlo, e quindi degli eventi, delle serate.
Ecco, questo è un po' lo spirito che l'associazione persegue, no? Cioè promuovere qualcosa che sul territorio ha un significato per le persone che lo abitano e che così lo conoscono meglio e lo vivono direttamente. Alcuni di questi artisti sono, saranno nomi importanti, magari come dire, si stanno già costruendo una carriera. Certo, beh, questo è Guido Mezzoli, che appunto è ceramista, eclettico e conosciuto anche in luogo. Poi c'è stato Chiarani, che è invece più pittore, grafico, disegnatore, con il quale è stato fatto invece un progetto diverso. Poi, ecco, la cosa bella è quella di riuscire ad avere anche dei cataloghi molto accurati che descrivono poi, no, l'opera di questi artisti. E un altro passaggio interessante è stato quello che Andromeda ha fatto durante l'estate scorsa con il Castello di Drena. È un castello che ha uno spazio veramente molto bello, molto anche molto interessante, sia in occasioni serali piuttosto che diurne, no, per alcuni eventi che si sono realizzati sempre presso il Castel Drena, organizzati interamente proprio dall'associazione Andromeda, che ha portato lì artisti piuttosto che sì, anche occasioni che vanno al di là di quella che è l'arte consueta, no, della pittura piuttosto che della scultura, delle installazioni, ma anche delle occasioni molto belle con delle serate di ballo, per esempio, delle attività che si sono svolte presso il castello nelle serate, partecipatissime tra il resto, non solo da chi era in zona, ma anche dai turisti, ovviamente, visto il periodo, visto il momento, no? Lorenza, con questo pieghevole, con questa brochure, voi illustrate uno dei prossimi progetti che ancora una volta dedica l'attenzione alle espressioni artistiche locali. Che progetto è? Questo è un progetto rivolto ai ragazzi, ai giovani, dagli 11 ai 20 anni, e finalizzato a usare questi strumenti ludici che tanto amano i ragazzi, lo skateboard e il longboard, in modo autonomo e che imparino ad usarlo nel modo più appropriato. Si terrà a Dro e poi successivamente nel paese di Pietramurata. La raffigurazione che c'è è un murales che si trova in paese, fatto da qualcuno di voi? È un'opera di un ragazzo, è un murales di Tiziano Tonolli. Noi cerchiamo di usufruire di questi artisti locali anche per le nostre locandine, per i nostri deplianti, insomma. E come questo murales ce ne sono altri realizzati da altri artisti locali? Sì, ne abbiamo degli altri che sono in attesa di essere esposti in modo permanente nel paese di Dro. Sono stati fatti l'anno scorso dai ragazzi durante le gare di breakdance ad Arco. Hanno fatto questi murales e ce li hanno donati e adesso sono in attesa di essere esposti. Quindi immaginate poi di distribuirli in vari luoghi del paese? Sì, dove staranno meglio, in modo permanente magari anche, in modo da valorizzare questi artisti giovani. Ginetta, forse non tutti sanno che la scuola di Dro è stata intitolata di recente a Fabrizio D'André. E a questa iniziativa voi come associazione Andromeda avete partecipato in prima persona? Sì, abbiamo partecipato collaborando ancora una volta con l'Istituto Comprensivo di Dro. Abbiamo integrato la manifestazione che loro già come scuola proponevano per l'intitolazione con un evento dedicato appunto a Fabrizio De André, la mostra allestita con i disegni di Martina Benoni, realizzati appositamente per il giorno dell'intitolazione, sulle canzoni cantate dai bambini e riproposte la sera praticamente dell'intitolazione dal gruppo Apocrifi. Senti, è stato facile, è stato scontato, immediato titolare una scuola al famoso cantautore genovese oppure avete incontrato anche qualche resistenza? Allora, la scelta dell'intitolazione è una scelta che ha fatto la scuola. Non è stata una scelta facile perché non era condivisa, perlomeno da quello che mi è stato riferito dalle insegnanti, da tutto il plesso scolastico. Però poi si è arrivati appunto ad una definizione, ad una unanimità, insomma, sulla scelta del nome. Ecco, un'iniziativa direi meritoria, nel senso che è stato uno dei più grandi poeti forse contemporanei della nostra epoca.
Sì, direi che a noi come associazione ha fatto anche piacere, perché noi cerchiamo di portare avanti anche la cultura sulla musica, sugli artisti che comunque ci sono, e quindi è stata un'iniziativa che per noi ha dato motivo di collaborare, insomma, e quindi abbiamo ritenuto buona la proposta. L'associazione Andromeda è un'associazione che opera appunto sul territorio attraverso manifestazioni, spettacoli, proposte culturali varie, e ha l'obiettivo appunto di coinvolgere le persone del territorio in queste manifestazioni. Il nostro non è un target di persone definito, quindi invitiamo tutti ad avvicinarsi alla nostra associazione. La cultura appunto va generalizzata, quindi non va tenuta all'interno di contenitori definiti. E Andromeda sicuramente si rivolge anche alle donne, cerca di portare avanti anche un discorso al femminile, un linguaggio di genere che venga rispettato, ma non per questo coinvolgiamo anche gli uomini, e soprattutto da loro speriamo di avere un aiuto.